Oddio, sono venuta qua direttamente dal letto. No! Dimmi. Urge un cambio. Oddio, ma che sono? Piton in versione nonna di Neville? No, no, no! Oh. Diciamo che va bene così, La signorina Lanaeli ci tiene a precisare che in questo video non terrà minimamente in considerazione lo stato della propria immagine. E questo non è un disclaimer pubblicitario. Salve ragazzi, innanzitutto vi ringrazio per la pazienza per questo video, perché ho avuto qualche piccolo problema di percorso nel bel mezzo di questa preparazione per esami. In realtà avevo preparato anche un bellissimo vlog, bellissimo no, però avevo preparato un vlog che alla fine è risultato talmente penoso da meritare direttamente un appartamento nel mio cestino. Innanzitutto grazie perché siete nuovamente lievitati fino ad arrivare a 124, non so quanti foste l'ultima volta ma non importa. E inoltre ringrazio per il supporto avuto durante, diciamo, i vari contest. Uno non è andato a buon fine, come già vi ho detto nell'ultimo vlog, quindi mi sto ripetendo. Mentre l'altro, ovvero quello di Samsung Global Blogger, che c'era lo spezzone a fine dello scorso vlog, per il momento sta andando, nel senso che sono passata alla seconda fase assieme ad altri 19 finalisti italiani. E qui vi metterò... Non lo metto nel video, lo metto come video non elencato, ve lo metterò qui, un linkino, ecco, avete tutto il tempo per cliccarlo, e con il video che dovrebbe essere a breve caricato, se verrà accettato, nel sito di Samsung Blogger. Mi si ingarbuglia la lingua quando lo dico, ma non importa. In più sotto vi lascerò il link per dare il supporto, basta che mettiate pollice in su, non importa che siate iscritti a Facebook o non iscritti a Facebook, però se lo pubblicizzaste mi farebbe molto piacere, e al video del provino e eventualmente della seconda fase appena mi daranno conferma che va bene. Sì, quindi adesso ciao, vai via. Iniziamo con il nostro video! Quante volte non vi è capitata una situazione del genere? Magari non uguale, però simile. Hola! Ma senti, io so che sei preso in mezzo agli esami, però mi faresti un grandissimo favore che io oggi ne ho uno? Allora, dovresti chiamare tutti, oppure contattarli in qualche maniera, e dirgli quando è l'appuntamento, mi raccomando. Ah beh dai, beh, sì, si tratta solo di mandare un messaggio. Hai voglia, lo scrivo giù un attimo, in bocca al lupo a te l'esame e via, dai, sì. Sì, va bene, scrivo tutto, d'accordo, ciao! Allora, vediamo, che stasera c'è l'incontro con i due esperti, sì. Ore 20:30, fatemi sapere se ci siete. Invia a gruppo, magari. Sì, non a singolo gruppo. Ah, beh, sti giovincelli d'oggi, chissà in quanto tempo mi risponderanno. E là, già risposta. Ma che bravi sti ragazzi tecnologici. Niente, so troppo sbatte da venire, sa che pla prox but. Oh cielo, speriamo che la prossima sia la traduzione! Non vedo l'ora, c'è sono scrmente che sprit per. Ma le vocali! Le avete lasciate nelle aiole con le petunie a prendere pioggia! Onestamente, io non vi capisco. Stavolta ho optato per una tematica cara a molti della mia età e non solo, e piuttosto diffusa su internet. In ogni caso l'idea iniziale era di mettere su qualcosa sul misterioso e assai cifrato codice bimbo minchioso.
Poi ho ragionato su quello che si trova online. Chiariamoci, sono stata adolescente, semidepressa e ormonalmente sballata anch'io. Non sia mai. Infatti prendo paura a rivedere il contenuto dei vecchi blog che fortunatamente sono spariti dalla circolazione. Però ho ancora i diari di scuola. Il fattore che ne emerge è che però io mi sforzavo quantomeno di scrivere in italiano passabile. Dobbiamo fare un excursus su certi linguaggi di oggi? So benissimo che non tutti gli adolescenti sono così bimbo minchiosi, ci mancherebbe altro, saremmo persi definitivamente. Ma non è colpa mia se la fascia colpita da certi spasmi di cretinaggine è proprio quella. Cari iscritti che non vi comportate così, vi voglio bene. Ma ovviamente c'è un excursus storico dietro. Da che mondo è mondo l'adolescenza è stata definita all'età delle goliardate, della ribellione, anche magari priva di fondamento, verso tutto e tutti. E dalle mie parti viene ufficialmente riconosciuta come età della stupidera. Di conseguenza, storicamente le innovazioni sono state promulgate in quanto al gergo e alla libertà espressiva proprio in questa fascia d'età. Teenager in tempesta ormonale. La stessa mia generazione è un esempio. Oddio, mi sento vecchia. Comunque, tra fine anni 90 e inizio 2000 c'è stata la prima diffusione dei cellulari e quindi della messaggistica via telefono, oltre che ovviamente poi dei computer e di internet. E vi svelerò una cosa. I primi creatori del linguaggio SMS siamo noi! Ebbene sì, i creatori di questa cosa sono i fruitori di quella tecnologia. Ragioniamoci effettivamente, il costo degli SMS di una volta andava a seconda del numero di caratteri che c'era, se non erro, almeno così ricordo dal cellulare che vedevo in mano a mia madre. Quindi, a tutti gli effetti, o uno toglieva tutti gli spazi parlando tutto in un fiato. Scusa, ma se te non posso venire perché poi mia madre mi rompe le scatole e non posso più uscire perché. Più o meno come le prescrizioni dei farmaci negli spot televisivi. Oltre a questo, ovviamente, sono nate le abbreviazioni, le sostituzioni del K, della X, però erano dettati da una necessità. Infine giunsero i costi a pagina, ma la brutta abitudine non si perse. Quando mi regalarono il primo cellulare a 14 anni, sì, primo cellulare a 14 anni, 14, era cambiata un pochino la storia, ma il linguaggio è rimasto. Quindi a tutti gli effetti è colpa nostra. Però noi l'abbiamo creato per un fatto di necessità. Va bene, alcuni mi tirano fuori la scusa che si fa molto più in fretta a scrivere abbreviato o comunque con le varie sostituzioni di genere piuttosto che per esteso. D'accordo, ci può stare. Però, trastulli di ora, io ho un messaggio da porvi, è il congiuntivo che me l'ha chiesto. Se per SMS fate le cose di fretta e accorciate, perché il tempo manca, ci sta bene, purché vi facciate capire ovviamente anche dai babbi come me. Ma vi svelerò una cosa. Sporgetevi verso il PC, sono sicura che ci siete davanti. E se non ci siete davanti, poi quando andate a casa, se state guardando su un mobile, quando guardate, andate a casa, poi ci pensate, vi sporgete, andate in avanti, adesso dovreste esserci più o meno sopra. La vedete quella cosa là? Dovrebbe avere più o meno, quante saranno? Un centinaio di tasti? Tasto più, tasto meno. La cui maggior parte è composta da lettere, spazio e punteggiatura. Adesso, ok, prese per i fondelli a parte. Davvero, fate uno sforzo, fatelo per me, io vi voglio bene, davvero. Io apprezzo le nuove generazioni. Sono più libere, sono più cacciate. Più o meno, ma va bene così. Avete una tastiera. Di sicuro se siete al PC avete del tempo da perdere. Quindi non venitemi a dire che non avete il tempo per scrivere delle frasi per esteso. Potrebbe essere un'esperienza emozionante provarla tutta per questa volta, non consumare sempre i soliti tasti. Abbiamo fornito il linguaggio SMS, mo almeno fateci questo favore. Non ha né capo né coda, è frutto del mio esaurimento universitario. Oh, c'è ancora quell'insetto fuori dalla finestra. Ma che cos'è? Vola via. Vai. Ragazzi, io spero che nessuno se la sia presa male per questo mio giudizio molto parziale. Vi ribadisco che vi voglio molto bene, che vi ringrazio per il numero di iscritti che magari mi abbono qualche
e tirata ad orecchie da parte vostra. Ruffiana, sì. Vi assicuro che ben presto arriverà un altro video e che questa serie degli esaurimenti universitari non finirà qui. No, purtroppo no. E quindi vi saluto. Cheers! Devo trovare il modo di fare dei video più coerenti. Ma quanti ne ho in lista d'attesa? Dio mio, ho un sacco di video in lista d'attesa. Non va bene, fammi vedere. Kanji. Scritta. Ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh mio Dio!